Bene, Francesca, con questo meraviglioso olio prepariamo un bel risolio. Allora, grattiamo il Monte Veronese. Tritiamo le noci, peliamo la pera e la tagliamo a cubettini. Mettiamo il prosciutto crudo nella padella antiaderente per farlo diventare croccante. Nella stessa padella aggiungiamo lo zucchero semolato e caramellizziamo le nostre pere. Prepariamo la fonduta di Monte Veronese con la panna, scaldiamo leggermente la panna e aggiungiamo il Monte Veronese. E forniamo una crema liscia e omogenea. Tritiamo lo scalogno, tostiamo il nostro riso carnaroli a secco. A tre quarti di cottura bagniamo con il prosecco. Risotto pronto e andiamo a mantecare con il nostro calice d'olio d'oliva extravergine. Impiattiamo il riso. Mettiamo le nostre pere caramellate. Ci mettiamo la fonduta di Monte Veronese. Granella di noce e per finire il nostro prosciutto crudo croccante. Sì o no, Francesca? Massa bon!